Oggi il MAN è a Turisma per presentare l'esperienza innovativa di collaborazione con la Cina. Una grande mostra Mortali e Immortali che porta al museo il patrimonio di maschere di bronzo e d'oro del Sichuan e l'emblema attorno al quale ruotano molte altre operazioni. Collaterali dedicate alle ombre cinesi, collaterali dedicate alle sete e soprattutto una mostra d'arte contemporanea del maestro Cai Gokyang con una anteprima a Pompei e un'esposizione al MAN. Tutto questo interesse per la Cina naturalmente si concretizza in un protocollo generale d'intesa firmato tra MAN e Chengdu che vuole in qualche modo portare nei prossimi anni mostre di Pompei in Cina, mostre cinesi a Napoli, in quanto il nostro partner orientale costituisce un punto di riferimento oramai non solo a livello politico-economico ma a livello culturale. E poiché il MAN è un punto di riferimento culturale, non può non dialogare con i massimi esponenti della cultura mondiale.